Clio, che cos'è questo? Un seme di zucca. Bravo, sei tutto. Mangla tre cani. Lo so, ma sei quel che tu... Sì, no, sì, rompi, un passatempo. Ma questo passatempo ha rischiato di causare una tragedia immane, okay, come spesso succede in molte famiglie. Dov'era questo seme di zucca? Nella diramazione del bronco destro, quindi quello principale di mio figlio. Ma tu cosa avevi nel bronco? Il semino. Il semino? E ti faceva male? Sì, quello della nonna. Quello della nonna? Sì. Era quello di zucca, zucca era. E ti faceva male. Che cosa avevi? La tosse? Non sapendolo, no, ai primi colpi di tosse, una tosse normale, che cosa fai? Lo porto dalla pediatra. Era una tosse fastidiosa, quindi la pediatra sembrava quasi asmatica, quindi l'abbiamo curato, eravamo in procinto della partenza di Ferragosto, l'abbiamo curato con del cortisone e dei puff broncodilatatori che servono proprio, è una terapia tranquillissima che il bambino aveva già fatto. Sei tranquillizzata, certo, però certo, c'è il però sempre. Tornate dalla vacanza, la tosse peggiora. È peggiorato e quindi auscultandolo effettivamente si sentivano dei rantoli quasi riconducibili a un inizio di bronchite. Il medico che dice? Ci tranquillizza, dice iniziamo a questo punto l'antibiotico e quindi mio figlio fa la prima settimana di antibiotico. La seconda settimana la tosse sembrava essersi un po' acquietata, ma non era del tutto passata, per cui la pediatra, che io adoro e non ci ha mai lasciati soli, ci tranquillizza e ci dice andate avanti con l'antibiotico. La terza settimana la tosse peggiora ancora e quindi in accordo con la pediatra facciamo degli accertamenti diagnostici per conto nostro, quindi un RX al torace, degli esami di emocromo del sangue e degli esami diciamo per capire se ci fosse qualche batterio. Tutti negativi. Di questo benedetto semino di zucca ancora non c'è nessuna traccia. No, nessuna traccia. Quando comincia ad aleggiare il fatto che Claudio potesse in qualche maniera aver inalato un corpo estraneo? Quando, dopo aver fatto sempre per conto nostro le prove allergiche, ed è tutto negativo, Claudio non è allergico a nulla, decidiamo di portare Claudio da un pneumologo. Conoscevamo il professor Cardinale, quindi l'abbiamo portato da lui. Che lo osculta alla prima... Alla prima auscultazione, dice... il professor Cardinale dice per me è inalazione di corpo estraneo, quindi azzecca la tesi, anche se lui indagava, ma ai nostri occhi non si era mai presentata una situazione simile, quindi noi con i nostri occhi non avevamo mai visto, anche perché l'inalazione che ha avuto Claudio non è stata dal naso, ma è stata con quasi un soffocamento e quindi questo semino, anziché imbucarsi nella via dello stomaco, ha imbucato la trachea. A quel punto, sotto consiglio del professor Cardinale, decidiamo di ricoverare Claudio, dove ovviamente si mobilitano tutti per fare gli accertamenti del caso e viene effettuata, dopo 4 giorni di ricovero, una TAC. Alla TAC risulta effettivamente un restringimento del bronco destro. No, si pensava ovviamente a una bronchiolite obliterante, si pensava a una malformazione congenita dove andava applicato lo stent. Restava sempre la tesi del corpo estraneo. Tutte tesi validissime rispetto al fatto che Claudio in quel momento presentava quella sintomatologia, ma ancora il semino non c'era. Dovevamo fare una broncoscopia. Claudio nel giocare con alcuni bimbi del reparto si raffredda, quindi per 2 giorni ha la febbre e ovviamente il professor Cardinale mi dice guardi la broncoscopia, se il bambino ha un po' di febbre non si può effettuare perché va fatta in sala operatoria, in anestesia totale e il bambino comunque va intubato perché loro entrano con delle sonde flessibili sia dal naso che dalla bocca. Passano altri giorni, passano 2 settimane. Io inizio a spazientirmi perché quello che per loro giustamente è una tesi, per me mamma è il dilemma di quello che potrebbe avere mio figlio. La tosse peggiorava. Stai meglio adesso? E racconta, cosa abbiamo fatto? Dove sei stato tu? Dove sei stato? Al Bambino Gesù. Al Bambino Gesù, un ospedale. E dov'è? Ah? Lontano. E dove? A Roma. A Roma. Il professor Cardinale resta nel mio cuore perché mi ha dato una mano, perché ha girato tutto l'incartamento di Claudio al professor Cutrera, primario della broncopneumologia lì a Roma,
Arrivi tramite pronto soccorso. Arrivo come tutti i bambini a Roma, quindi ho fatto pronto soccorso dalle 18 di pomeriggio fino alle 3 di notte. E cosa è successo in queste 9 ore di pronto soccorso? Rifatto tutte le analisi che avevano fatto a Bari. E il lunedì mattina mio figlio fa la broncoscopia, dove io e mio marito eravamo tesissimi. E finalmente abbiamo fatto la conoscenza del seme di zucca. Fortunatamente mio figlio ha risposto benissimo in questi quasi 2 mesi, perché se fosse stato un bambino immunodepresso, se avesse avuto problemi pregressi, sarebbe degenerata. Invece è stata una fortuna perché si è fermata lì. E non è proseguita, non ha fatto altri danni, motivo per cui è importantissimo. Il bambino ha recuperato al 100% la funzionalità respiratoria. E la mamma e il papà hanno recuperato al 100% la loro serenità. Esattamente, anche perché abbiamo anche un'altra figlia, Nicole, io non la vedevo da 26 giorni. Vi siete finalmente ritrovati, riuniti. Esattamente. Cosa vogliamo dire con questa storia? Di fare attenzione soprattutto a quello che... mentre i vostri bambini mangiano innanzitutto. Poi vorrei ringraziare tutta l'equipe comunque di Bari e del Bambin Gesù di Roma. Mi è dispiaciuto che ho dovuto attendere tanto e portarvi a mio figlio per questa benedetta broncoscopia. Ora possiamo dire il male minore. Il male minore, ma di fatto questo è stato. E noi questo raccontiamo senza fronzoli, senza aggiunte. E mi raccomando, questo lo dico a me stesso, perché ne ho uno piccolino che è tremendo, che soprattutto, perché tra l'altro Rosa è stata testimone di un fatto drammatico, non si mangia quando si corre, verdure di tutti i tipi, perché purtroppo la sorte che è capitata a una bambina che aveva inalato una carota è stata drammatica, quindi mi raccomando, fate molta attenzione, anche perché poi le risposte che si hanno non sono mai tutte uguali. E un altro appunto di rafforzare il personale, perché il personale a Bari è valido, molto valido, molto valido, ma sono poche. E un abbraccio a tutte le infermiere che mi hanno coccolata nel reparto di Cardinale a Bari, e ovviamente a quelle di Roma, che non so se mai vedranno questo video, lo vedranno, arriviamo dappertutto. Organizziamo sono tutti bravissimi. Organizziamo una serata con la birra, Tino, e che cosa? E i semi di zucca senza bambini a casco i nonni, mi raccomando. Qualche pistacchio, vabbè, non ti preoccupare, ti do va bene, frutta secca in generale, dai. E ti ha dato il regalino papà per questa cosa? Cosa ti ha regalato? I supereroi ti ha regalato, sei stato contento? Tino, poi dici che in questo mondo non c'è bontà, no? Tu che sei sempre un po' con la scorzatura, guarda un po'. Qual è il risvolto solidale di questa storia, cara Rosa? Che al mio rientro, nonostante noi fortunatamente abbiamo potuto affrontare il viaggio, le mamme, amici di scuola, amiche comunque mamme, t'hanno fatto trovare una questo raccolta. È salvadanaio, praticamente il viaggio l'hanno pagato loro, quindi le ringrazio ad una, e anche coloro che non hanno contribuito, ma mi sono state vicine dall'inizio alla fine di questa avventura, io le ringrazio e ringrazio particolarmente tutta la nostra famiglia che ci ha sostenuto. La famiglia, la rete vera, la rete sociale, il welfare vero è quello della famiglia, non ce lo scordiamo mai. Vabbè, io sono la tua famiglia, tu sei la mia famiglia. Vabbè, ciao.